Il Lecce non fallisce l'appuntamento con la Coppa Italia di Lega Pro grazie al 2-1 contro il Matera maturato in virtù dei gol di Diop e Monaco. Nel prossimo turno i giallorossi affronteranno il Cosenza. La squadra leccese aveva subito il momentaneo pareggio dei Lucani in avvio di secondo tempo. Una vittoria meritata per la formazione leccese che ha avuto le occasioni migliori e ha saputo gestire un avversario quasi mai pericoloso. Squadre caratterizzate dal turnover operato dai due tecnici. Il Lecce si schiera con i 3-5-2, Braglia da spazio al Lecce 2. Partita vara di emozioni fino al 23esimo, quando Diop ha una buona occasione ma la sua conclusione termina alta. Al 28esimo un'occasione anche per il Matera con Pagliarini, Benassi para sul primo palo. Quasi un minuto dopo Liviero, dopo una discesa sulla sinistra, calcia in porta, Biscarini devia. Al 37esimo il portiere del Matera è salvato dalla traversa, cross di Carrozza, deviazione di Diop sul montante lungo, dopo la palla è fermata sulla linea dall'estremo difensore. Al 42esimo il risultato si sblocca, cross di Liviero e rete di testa di Diop. 1-0 per il senegalese, anche il gol dell'ex. In avvio di secondo tempo il Lecce spreca il raddoppio con Salvi e nell'azione successiva il Matera trova il pareggio con D'Angelo, autore di un gran destro dal limite sul quale Benassi nulla può. 1-1. Braglia al 15esimo opera un doppio cambio, fuori Salvi e Carrozza per Monaco e Vecei. Nel finale di partita entrerà anche Cicerello. Sono proprio i due neo entrati a confezionare il gol e qualificazione. L'ungherese serve Monaco, figlio d'arte, il quale di destro supera il portiere del Matera. 2-1. Il centrocampista libera tutta la sua gioia correndo sotto la tribuna centrale, dove ha preso posto il padre Walter Monaco. È un'emozione, sono cresciuto nel settore giovanile, quindi per me è un sogno. Questo gol è la realizzazione di un piccolo sogno, ecco. Da registrare la contestazione da parte di un gruppo di tifosi nei confronti di Benassi, invitato ad andarsene da Lecce. Dopo il fischio finale, il portiere giallorosso ha guadagnato subito l'uscita del terreno di gioco, mentre la squadra salutava e ringraziava la curva. Tito, ho sentito già un'altra volta questo discorso, poi l'affronteremo più avanti tranquillamente con la società e con il diretto interessato, perché di fare la guerra non serve a nessuno, né a Benassi, né alla società e nemmeno a quel gruppo di tifosi che oggi hanno detto determinate cose. Non me ne frega niente a me da quando... Io devo pensare a Monopoli, devo preparare la squadra perché è una partita estremamente determinante per noi, perciò noi ci dobbiamo preparare bene per quella partita lì. Andiamo una per volta, perché poi il Cosenza, a me della Coppa Italia gliel'ho detto e glielo ripeto, a me mi interessa far giocare gli altri. Non vedrete mai, sono riuscito a vincere a Castellammare comportandomi così e mi continuerò sempre a comportare così, perché a volte vai a supplementari e ti giochi un sacco di cose. Noi dobbiamo cercare di arrivare fino a Natale in una certa maniera in classifica, se ci riusciamo. È una cosa importante.